Quindi abbiamo esattamente un'ora e mezza per vedere tutta Filadelfia. Ci riusciremo? Buongiorno ragazzi, oggi siamo a Filadelfia e partiamo con il nostro tour qui nel mercato centrale, perché è dove siamo arrivati. Il modo più veloce per visitare la città penso che sia con gli autobus scoperti, quindi ne abbiamo preso uno e facciamo un giro a Filadelfia. Abbiamo solo un pomeriggio per vederla, quindi potremo scendere in alcuni posti, l'ultimo alle 5 e mezza, quindi abbiamo esattamente un'ora e mezza per vedere tutta Filadelfia. Ci riusciremo? Adesso andiamo a vedere il penitenziario di Filadelfia, che è famoso anche perché aveva adottato un sistema tutto nuovo che adesso vi faccio vedere, e soprattutto perché è stata la prigione di Al Capone. La carcere di Filadelfia è stata operativa dal 1829 fino al 1971, è famosa anche per aver ospitato dei criminali molto noti come Al Capone, e aveva un sistema di celle molto particolare per quel tempo, che separava i detenuti. Ogni detenuto aveva la sua cella e stranamente, anche se in molte case non c'era il water, in ogni cella c'era il water. Infatti il water era utilizzato molto spesso anche per scappare. Solo successivamente c'erano delle aree comuni, quindi la mensa, ed era vietato parlare tra di loro. Quando c'era l'ora d'aria, in pratica avevano delle zone singole, ognuno andava a turno a fare la sua ora d'aria. Tour finito. Dura circa un'oretta, 45 minuti, dipende da voi sostanzialmente. La guida inclusa nel prezzo costa $16 per gli adulti. Adesso ritorniamo a prendere l'autobus per continuare il nostro tour, perché abbiamo, penso, un'ora e mezza a disposizione al massimo prima che finisca tutto.
Abbiamo rivalutato anche il tour perché è molto comodo, anche perché se avete solo un giorno potete scendere nelle varie fermate e visitare il monumento in quella zona e poi risalire sul bus per ritornare fino al punto di partenza e visitare tutti i monumenti o comunque i principali scendendo da questo city bus. Adesso facciamo un giro nei dintorni dell'ultima fermata e poi andiamo a riprendere i bagagli. Ok, vicino alla fermata dell'autobus c'è il municipio di Filadelfia, che è praticamente l'immagine principale della città. Molto carino perché c'è una torre campanaria al centro e ve lo faccio vedere subito, e l'avete visto sicuramente all'interno del tour che abbiamo fatto. Il municipio di Filadelfia fu costruito con l'intenzione di diventare l'edificio più alto al mondo, però durante la sua costruzione fu superato dalla Torre Eiffel e dalla Mole Antonelliana. Però per pochi anni ci fu un crollo della guglia della Mole Antonelliana, che convertì nuovamente l'edificio di Filadelfia, quindi il municipio di Filadelfia, nella torre più alta al mondo. Per pochi anni, appunto, fin quando non fu restaurata la Mole Antonelliana di Torino. Ed è arrivato il momento di salutarci, perché il tempo a Filadelfia è finito. Non dimenticate di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Am I what you're looking for? Can I be what you're looking for?